Si sente? Sì. Stai vicino. Buongiorno a tutti. Allora, per primo volevo fare un saluto particolare al Tore Pizzinato. Pizzinato perché ha lavorato tanto con la mamma quando era in fiume, una vita fa, quindi non posso dimenticare. Allora, quindi buongiorno a tutti, lo dico dopo. Questo è il mio primo congresso provinciale a cui partecipo, anche se sono attiva nell'ANPI da ormai parecchio tempo. E praticamente da quando i miei genitori, Giovanni, Pesce, Brambino, Dorina, sono mancati. Peraltro, come credo molti di voi ricordino, mio padre è stato il primo presidente provinciale dell'ANPI di Milano subito dopo la liberazione, immediato dopo guerra. Abbiamo vissuto 2 anni di pandemia che hanno reso evidenti il declino sociale e civile della società. Qui la parola libertà è stata usata nel peggiore dei modi e in cui la storia e il valore della resistenza e della lotta partigiana di liberazione sono stati abusati e oltraggiati, così tanto da creare un sedicente comitato di liberazione nazionale, vergognoso e ignobile, a cui io ho replicato con una lettera che per fortuna è stata pubblicata sulla stampa il 12 febbraio, non solo per difendere la memoria di mio padre, perché Ugo Mantegna aveva parlato in una manifestazione a Torino, ma anche per la memoria di tutti coloro che combatterono nel vero comitato di liberazione nazionale. Essere costantemente presente nella società, nelle scuole in parte lo è, sarò un po' critica adesso, tra i giovani. È essenziale per ricostruire la cultura nel senso civico e solidale nel nostro paese. C'è una carenza di giovani qui a Milano, nella nostra associazione, e più volte, secondo me, i vari tentativi di collegamento e di inserimento dei giovani in ANPI, non solo nelle sezioni, ma anche nel provinciale stesso, e sono stati un po' fermati oppure visti con diffidenza e poi alla fin fine lasciati naufragare. È giusto andare nelle scuole, avvicinare tanti studenti, ma poi basta una lezione per radicare in queste giovani menti i valori della resistenza e della Costituzione? E quando finiscono i corsi di studi, perché non viene mantenuto con loro un rapporto e costruito un percorso insieme che veda l'inserimento nelle attività, nei ragionamenti, nei processi decisionali dell'associazione? Secondo me è necessario, se non addirittura salvifico per l'associazione, che i giovani facciano parte dei comitati direttivi di ogni sezione e anche del comitato provinciale, perché no. Un insegnamento è questo, perché mio padre negli anni 70 rispetto al movimento studentesco, era molto vicino al movimento studentesco, scusate, sono per nazionale. E appunto diceva che i giovani vanno ascoltati ed è necessario il confronto proprio per percorrere insieme la stessa strada, stimolandosi a vicenda. Accogliamo allora i giovani che la società lascia alla deriva, tutto sommato senza riferimenti culturali, senza valori, e diamogli gli strumenti, i luoghi per crescere e credere nella realizzazione di un futuro migliore. I giovani, se ben istruiti, preparati e accompagnati nei valori antifascisti, sono coloro i quali porteranno avanti la nostra associazione negli anni a venire, perché purtroppo nessun libro è eterno. Per tutto ciò, quindi, servirebbe, secondo me, una maggiore collaborazione, un maggior confronto costante e costruttivo tra Presidenza, Comitato Provinciale e le sezioni tutte, la possibilità di prendere decisioni e di programmare insieme. Non può essere sufficiente per tenere viva un'associazione come ANPI
ricevere solamente comunicati su decisioni ed eventi già stabiliti, da seguire poi un po' criticamente. Confrontarsi significa arricchirsi, e dove non arriva l'uno non arriva l'altro. Non è il pensiero univoco che fa crescere, ma tutto l'insieme degli antifascisti con tutte le loro peculiarità, i loro progetti e i loro sogni. Un ultimo aspetto che mi preme sottolineare, nel documento congressuale dell'ANPI nazionale si dice: si protrae il conflitto israelo-palestinese, la cui unica equa e ragionevole composizione non può che consistere nella formula due popoli, due stati. Consapevole che non può essere ANPI a risolvere una tale questione, sono però fermamente convinta che sia compito inderogabile della nostra associazione affrontare la tematica senza negare le terribili condizioni in cui vive la popolazione palestinese. Con la sua pace palestina, e ho visto con i miei occhi. E oltretutto tutto questo è stato denunciato dalle risoluzioni ONU che non sono state mai applicate. Quindi ben venga quindi la richiesta del riconoscimento dello Stato palestinese, come fece il nostro Presidente nazionale nel maggio del 2021. Stiamo vivendo la guerra in Ucraina. ANPI nazionale ha compiuto un'analisi giusta della situazione, prendendo, credo, l'unica vera posizione possibile, cioè non Russia, però anche non NATO. Io spero ci si schieri anche contro questa assurda, dilagante russofobia che colpisce anche retroattivamente la cultura russa, non tenendo conto che è proprio la cultura la prima difesa contro la guerra e che la censura è sempre un'arma dei fascisti. Allo stesso tempo, non venisse confusa con l'iscrizione, con la richiesta del consolato ucraino di Milano a truppe di legionari nel via del fronte. Concludo, sì, la storia è sempre in movimento e richiede quindi tenacia e impegno continui. I partigiani della resistenza hanno risolto tutti i problemi, hanno solo aperto una strada sulla quale occorre saper camminare e proseguire, poiché nell'ambito storico ogni conquista non è mai garantita per sempre. Semmai occorre impegnarsi per difenderla ed estenderla, in caso contrario vi è il rischio di perderla e di ritornare in una situazione meno felice, più difficile e aspra, e credo che questo nessuno di noi lo voglia. Grazie.